Bella a tutti ragazzi e benvenuti nell'86esimo, 87esimo episodio, non mi ricordo, ma sicuramente l'ultimo episodio della nostra Master League con l'Inter in Serie B, signori, in Serie B. Penso di sì. Questo qua cancello tutto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti nell'86esimo, 87esimo episodio, non mi ricordo, della nostra Master League, signori, con l'Inter Swiss Pro Evolution Soccer 2. Signori, siamo ai titoli di coda, ultima partita per noi di questo lungo cammino in Serie B che è stato fatto di tante sconfitte all'inizio. La vittoria contro l'Ajax all'ultima partita ci ha dato un attimino di speranza. Un secondo turno in cui abbiamo vinto tutte le partite, tranne il pareggio col Chelsea. Un terzo turno un po' zoppicante in cui comunque abbiamo vinto, però così così. E un ultimo turno in cui anche qui tanti pareggi, ma ultime tre vittorie, ultime due vittorie con l'ultima partita che ci andiamo a giocare ora contro l'Ajax che possono decretare la nostra promozione in Serie A. Abbiamo 3 punti di vantaggio contro il Chelsea, signori. Contro chi gioca il Chelsea in tutto questo? Scusatemi. Il Chelsea, l'ultima di partita, lo gioca contro il Leeds. Ok. Una classifica marcatori che vede Wong Chopi con 21, Babangida con 20 e Moriss con 19. Gli altri interisti c'è Castello con 7, Balotta con 4, Ronaldo con 2 e stop. Classifica assist man, il primo interista è Castello, addirittura 16esimo con 4 insieme a Cellini, poi Bolatta 3 e poi il nulla cosmico. Ma detto questo, signori, partiamo subito con il video. Io vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, signori, a voi non costa nulla, per me è molto importante. Lo schema che abbiamo utilizzato ieri, perché il video che avete visto con West Ham è uscito ieri, ha funzionato, mi è piaciuto, signori. Ci ha dato in difesa, facciamo cagare, però ci dava più movimento in attacco. Secondo me può essere un buon punto di partenza per l'anno prossimo. Un buon punto di partenza per l'anno prossimo. Allora mettiamo Valeri centrale al posto di Lucic, torna Vorlanden, poi tornano Claudio Lopez al posto di Castello, al posto di Bolatta gioca Babangida. Mettiamo Boucher trequartista, diamogli fiducia al posto di Cellini, Boucher al posto di Espimas, Espimas al posto di Ximenes. Facciamo così con Boucher. Dici perché Boucher? Perché è veloce Boucher, mi potrebbe piacere messo lì. La formazione è fatta, signori, scendiamo contro l'Ajax, la squadra con la quale abbiamo ottenuto la prima vittoria in questa nuova stagione. E l'ultima con la quale oggi ci affronteremo e capiremo se avremo raggiunto il sogno della Serie A o dovremo ripartire nuovamente da un'altra stagione in Serie B. Intanto in tutto questo Babangida se n'è andato. Babangida vuole vincere la classifica cannonieri. Babangida, la palla arriva a Ronny. Non ho capito perché Ronny non mi ha tirato, signori. Qualcuno me lo spiega perché Ronny non mi ha tirato. Ma ci ripensa Babangida ancora Ronny. Ah no, è Matt. Perché c'è Matt in campo? Ho fatto qualche cagata sicuro, signori. Ho fatto qualche cagata sicuro. Ho messo Mette e non ho messo Ronaldo, signori. Vi rendete conto che gran cagata che ho fatto? Cosa cazzarola è successo? Perché c'è Mette in campo? Perché c'è Mette in campo, cazzo? Gliela passi? Tanto lo sappiamo che la passa a lui. Ah no, mi è andato lui. Boucher, Babangida non ci arriva perché passeggia. Babangida passeggia e non ci arriva. Vale, ricerca l'intervento. Uno, oh, attenzione, Espimas lancia Babangida che si ferma. Annaggia, mannaggia, mannaggia. Dici, ma se hai visto che non hai Ronaldo in campo, perché non lo fa entrare? Perché calma, signore, facciamo giocare un pochino Matt, Babangida! Ma che cazzarola di tiro è? Babangida, dai. Vai per la classifica cannoniere e fai sti cazzarola di gol. Tutto questo abbiamo 20 punti, signori. Con la promozione dovrebbero arrivare degli altri punticini. E quindi, rullo di tamburi, arriverà Roberto Carlos, signori. Sappiatelo. Che arriverà Roberto Carlos. Dov'è Babangida? No, manda, porca miseria. Arriverà Roberto Carlos, signori, sappiatelo. Il primo acquisto dell'eventuale promozione in Serie A sarà proprio lui. Va bene, l'Ajax, ne sto parlando troppo di promozione. E questo lui già ha fischiato e io non riesco a fare la sostituzione, ma porca. Scusate, mi spiegate, Vorlanden è lì. Perché ho messo Matt attaccante centrale? Vabbè, super. Giustamente lui già ha fischiato, quindi non possiamo effettuare ora la sostituzione. La dovremo effettuare alla prossima uscita di pallone, che spero sia per un mio gol.
L'angelo grandissimo, bellissimo questo, questa. Va bene, dai, calcio d'angolo, dai che calcio d'angolo, dai, 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 dai. Attenzione, fuori. Mette dentro Ronaldo. Babangida, allo spazio! No, 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 ma era dritto per dritto, bamba. Falliamo la prima possibilità di pareggiare questa partita e questa cosa non è per niente buona. Non è decisamente per niente buona. Con calma, Boucher, Boucher, Boucher per Babangida, Babangida che si crea nuovamente lo spazio. Il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba. Calcio d'angolo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene ancora. Babangida c'è il piede caldissimo, signori. Boucher riesce a girarsi. Rigore! Rigore, mannaggia a voi chi non ve lo dice pure. Ammonito Winter. Grande così. Chi lo tira? Boucher. E dai così. La pareggia il nostro 21, il nostro codino. Boucher la rimette in piedi sul calcio di rigore. Bello così. 1-1 al 22esimo. Ok. In questo momento è promozione, signori. In questo momento è promozione. Col pareggio noi andiamo in Serie A. Con la sconfitta potremmo non andarci. Con la sconfitta potremmo non andarci, quindi attenzione un attimino a tutte quante le situazioni. Va bene, Claudio Lopez che trova Ronaldo, che la... No, mannaggia! Di pochissimo, di pochissimo, di pochissimo. Ha fatto il contromovimento sbagliato praticamente. No! Boh, gliel'ho passata io, signore, gliel'ho passata io, ma noi la lanciamo subito al centro per cercare Ronaldo. Che cerca benissimo. Se sta palla passava, se sta palla passava. Mannaggia. Io non capisco perché siano a far superare dal pallone. Io non le capisco queste cose. C'è niente di male, non le capisco queste cose. Perché ti devi fare superare dal pallone? Ai 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 ai. L'anno prossimo ci sarà da soffrire comunque, signore. L'anno prossimo ci sarà decisamente da soffrire. Vai, parti Bamba che sei velocissimo, parti Bamba, rientra, no! No, ma chi, Boucher mio, ci avevi... Ho cercato una triangolazione per... Ecco, mannaggia, ti stavo a fregare, tienilo, 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 Ivanov... Ivanov, mani di burro lo dobbiamo chiamare. Signori, io non so. Claudio, per chi? Per chi? Per chi? Lancialo, lancialo. Lancialo, grandissimo il lancio per Babangida. E se ne va il Bamba, signori. Se ne va il Bamba, che è in velocità. Se n'è andato il Bamba. Cercato Ronny. Allora, Ronny deve migliorare anche tanto, signori. No, anche Babangida deve darsi una svegliata, però porca miseria. Io non capisco perché Vorlande non riesce più a prendermi un pallone di testa. È alto 1,40 m e non riesce a prendermi più un pallone di testa. Se la rovesciata la fai a casa tua, non qui a casa nostra che ci giochiamo lo scudetto. Sì, magari lo scudetto. Ma porca! Ma che cazzo era sto... Signori, ma io non... è assurdo quello che vedo. È assurdo quello che vedo e quello che succede. Valery. Con calma, con calma, con calma. Troppa calma, mannaggia a voi. Dove sei, Bamba? Dove sei, Bamba? Ma se deve stare sulla fascia, perché sta al centrale, dico io? Se sei un attaccante di fascia, devi stare sulla fascia, è giusto? Cioè, è matematica, è proprio da schieramento base. Se sei un attaccante di fascia, devi stare sulle fasce. Però... Non gli piace, non gli aggrada, non gli aggrada stare da quel lato. Allora, non voglio vedere cosa sta facendo il Chelsea, signori, perché comunque ci interessa poco. Perché col pareggio, ripeto, col pareggio noi siamo promossi. Mi piacerebbe vincerla, così prenderemo altri punticini importanti. Perché c'è tanto mercato da fare, signori, c'è tanto mercato da fare. Va bene che con la promozione ci dà dei punti. Però se questi punti ce li spariamo tutti per Roberto Carlos... Perché non l'hai passato? No, comunque se non è io c'ho il joystick che è mezzo morto, signori. Perché non è normale, non mi risponde subito agli impulsi che gli do. Non risponde agli impulsi che gli do.
Vai sotto, via, veloce. Fai sparire questo pallone dalla mia vista. Bello. Facci Claudietto, facci Claudietto che sei più veloce. Quindi dicevo che se puntiamo tutto su un certo Roberto Carlos, io... Ma porca... Ah, che fuori, mamma mia. Poteva fare tantissime cose, ha fatto la cosa peggiore che potesse fare. Vacci Bamba, che sei più veloce, vai Bamba, sbendalo, dai così! Buon gita! Uff, 2-1, ok. Abbiamo un gol di vantaggio, signori. Abbiamo un gol di vantaggio, bello, 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 bello. Di destro sull'angolino. Abbiamo un gol di vantaggio, questo è importante. Un gol di vantaggio significa che comunque loro la possono pareggiare, questo sì, però per vincere ne devono farne due. Porca miseria, ho detto già hanno fatto il primo. Calma, 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 relax. Calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Belli, dai, ma perché prima aveva funzionato e ora no? Prima aveva funzionato e ora no. Magari calcio d'angolo. Ai 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 ai. E quindi il discorso, se puntiamo tutto su un certo Roberto Carlos, io un certo... Vacci! No! No, 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 no. Su un certo Roberto Carlos, dico, noi in porta, chi ci mettiamo? Dai, ma passagliela giusta però, perché sarebbe bello pure comprare un certo Cilaverte, signori, giocatore che non abbiamo avuto nemmeno nella prima stagione, perché il portiere non l'abbiamo comprato nella prima stagione, signori. Il portiere nella prima stagione non l'abbiamo comprato, mannaggia, ho sbagliato. Ho piegato troppo prima. Hai piegato troppo prima. Cosa cazzo allora volevi dire? Che ho girato troppo presto. Vacci Ronny. Vacci Ronny. Sberla di Ronny dal limite dell'aria, che però non va a buon fine. Calma, 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 relax, calma, relax. Grandissimo. Pericolosissimo, però va bene. Grandissimo, ma pericolosissimo. Cioè, guarda caso, la palla è tornata proprio indietro dove c'era il suo giocatore. Cioè, poi uno dice che... Va bene, calcio d'angolo, va bene, mi tengo il calcio d'angolo, signore, mi tengo il calcio d'angolo. La batte sempre Ronaldo, non sappiamo il perché. Noi dobbiamo cambiare queste impostazioni, perché così non va bene. No, Claudio Lopez mio. Calma, mettila giù, mettila giù, mettila giù, mettila giù. Va bene, Ivanov, con calma, con calma. Signori, stiamo vincendo, con calma, con calma. Ricostruiamo qui le retrovie, ok. Una cosa dovevi fare, una cosa, passarla giusta, e non ci sei riuscito, e non ci sei riuscito. Guarda, Ronny. No, Ronny vacci, 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 vacci. Perché me lo devi cambiare? Mannaggia di una miseria. Ecco, giustamente. Cioè, ero nettamente in vantaggio. Ero nettamente in vantaggio. Mi ha cambiato il segnalino quando io ero nettamente in vantaggio. Ora, mi sembrano giuste queste cose? A me no, a me no, a me non sembrano giuste. A me non sembrano giuste, signore. Perché mi deve boicottare così? Non è corretta come cosa. Non è corretta, io non l'accetto. Ivanov, cazzarola facciamo, signori, porca miseria però, dai. Soffriamo veramente troppo. Soffriamo veramente troppo, vai, facci bamba per la classifica cannonieri, babangida, babangida, per la classifica cannonieri, per la classifica cannonieri. Io quando voglio fare l'altruista sbaglio sempre, sbaglio sempre. Io quando voglio fare l'altruista sbaglio. Il calcio è un gioco individuale. Il calcio è un gioco individuale. Non c'è da fare questi cazzaroli di passaggi 1-2. Perché poi prendi il gol del 3-2. Per questo poi non ci sono da fare questi passaggi di porca miseria. L'International, già, però non devono andarsi.
Non ci posso credere, non ci posso credere. Vincevamo 2-1, signore. Ho detto loro per vincere devono farci almeno due gol. Col pareggio a noi va sempre bene. Cazzo, ce li hanno fatti due gol. Porca miseria, infame a voi, a chi non ve lo dice pure. Porca miseriaccia a voi, oh. Scappate di casa che non siete altri. Guarda quest'altro che mi fa sti interventi così. Niente, loro, se, io non lo so, signore. Io non, no, guarda. Me lo dà il giocatore? No, non me lo deve dare il giocatore. Me lo dà quando, quando gli appatta a luglio. Me lo dà. Burché, Chiccelli, Babangida, per Ronaldo, che lancia Claudio Lopez, che perde il pallone. Non ci posso credere, signori. Chiudiamo la stagione con una sconfitta. Vincevamo 2-1 e siamo riusciti a perdere. Guarda, guarda come non riesco a tenere un pallone. Un pallone, non ci riesco a tenere. È finita, signori. L'Ajax batte l'Inter 3-2. Sotto 1-0. La ribaltiamo 2-1. Perdiamo 3-2. Il Dortmund batte la Fiorentina. Il Leeds batte il Chelsea, signori. Sconfitta indolore e promozione, signori. E promozione 11 tiri a 14. Boucher e Babangida. E promozione, signori. E promozione. Dai così, ce l'andiamo in Serie A, signori. Ce l'andiamo in Serie A. Non ci portiamo a casa nessun punticino, va a fan bagno a tutti quanti. Però sì, però sì, però sì. Con 3 punti di vantaggio sul Chelsea e 8 di svantaggio dal Dortmund, con 13 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, 41 gol fatti, 38 gol subiti, 27 cartellini gialli e 4 cartellini rossi. Classifica assist man che vede Babangida con 21 gol a pari con Wanchope. Per caso Boucher è entrato in classifica? No, Boucher non è riuscito ad entrare in classifica. Classifica assist man, non è cambiato nulla perché niente. Niente di interessante. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Anzi, no, aspettate, vediamo. Finiamo, signori. Finiamo così, finiamo così. Finiamo così, signori, con l'esultanza dell'Inter. Dai, è così. Ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere. Abbiamo ottenuto la promozione. La promozione tanto, tanto agognata, tanto sudata, tanto aspettata. Tanto sudata, più che altro, perché porca miseria. Porca miseria, mamma mia che stagione che è stata. Mamma mia che stagione che è stata, ma ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Ora dal prossimo video inizierà l'impresa ancora più complicata. L'impresa ancora più complicata, signori. Portiamo a casa solo 15 punti? Quindi andiamo a 35. Neanche Monaco e Rio de Janeiro scendono, Dortmund e Inter salgono. Ok. Questo è gravissimo, signore, perché con 35 punti non riusciamo a prendere nemmeno Babangida. Con 35 punti non riusciamo a prendere nemmeno Babangida. Scusatemi. No, Babangida, scusatemi. Roberto Carlos costa 36, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci possiamo regalare nemmeno Roberto Carlos a inizio campionato. Bene, bene, bene così, bene così. Bene così, ma una domanda. E poi chiudo il video perché già siamo andati lunghissimi. Ma un certo. Questo è il Paraguay? No, questa è la Croazia. Dove sta il Paraguay? Jugoslavia, Russia. Si sono fottuti il Paraguay, signori. Un certo Chilavert costa 32. Una bella lotta. Una bella lotta. Invece un certo Thuram, che lo rimettiamo là dietro in difesa, signori. Un certo Thuram costa 30. Signori, mi sa che Turam. E invece un certo Davids. Un certo Davids, andiamo a vedere dalla Juve. Un certo Davids. Davids a quanto eravamo? A 36. Signori, mi sa che Roberto Carlos deve aspettare. Mi sa che Roberto Carlos deve aspettare. Il prossimo acquisto del prossimo video di domani sarà Lilian Turam, signori. Tanto il Parma è in Serie A o in Serie B? Il Parma è in Serie A, mi dispiace, ma un certo Turam ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa, signori. Bene, sì. Comunque detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i e per il supporto. Signori, abbiamo raggiunto la Serie A, ora sono cazzi amari per tutti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!